Forza Lazio sempre. Forza Juve. Forza Juve. E benvenuti alla finale d'andata della YouTuber League. Un saluto da parte di Federico Marconi, pronto a raccontarvela, ma soprattutto un saluto, accogliamola calorosamente alla mia spalla, Lasagna. Ciao Fede, come stai? Bene, bene, bene. Come potrei non star bene oggi raccontando una finale che volevo giocare? Sì. Che domande sono? Vabbè, Fede, fa niente. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Direbbe Lundini. Che ti aspetti da questa partita tu? Allora, da questa partita io mi aspetto una Lazio leggermente in vantaggio, perché mancano due pezzi da 90 di questa Juventus. Vero, vero, perché ci sono due assenze, lo anticipiamo subito. È preparatissima, esatto, come sempre. Non ci saranno né Andrea Fratino né Nicolas dei Footwork, che però sono stati sostituiti egregiamente. Esatto, egregiamente, esatto, le esatto. Formazioni le leggete anche in grafica, ma soprattutto in grafica vedono il percorso, Lasagna. Io e te abbiamo raccontato quasi tutte le partite. Io sono mancata solo a una della Juve, che esatto, era la prima che vinceva. Esatto, non a caso è mancata l'unica volta che giocava la Juve e non giocava Campolunghi, mentre quando Campolunghi c'era, Lasagna era presente. Chissà, è un caso? Queste domande off camera, grazie. Ah, ok, va bene. In ogni caso, cominciamo a entrare in clima partita. Esatto. Tu sai qual è il tuo compito oggi? Sai chi è certo. tornato? Chi è tornato? Latino, che è l'allenatore di questa Juventus. Un occasionale. C'era con l'Inter, non col Milan. Giusto, perché... che venga per la finale. Esatto. Giustissimo. 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 Un applauso a Tatino. Io lo vedo arrivare già Tatino, quindi ti lascio il microfono, lo senti, poi ascolti okay, anche i protagonisti, certo. Direi che possiamo partire con questa finale d'andata. Vi ricordo che chi vince questa partita è qualificato di diritto alla finalissima di maggio. Tati è già pronto e quindi partiamo. Io sono pronto, ho sentito dire dai laziali che se chi vince offre la pizza, no, chi perde offre la pizza, quindi sono carico. Ho motivato bene i miei. Per la pizza dici? Certo. Ottimo. Ti ho motivati bene. Io vado ragazzi, ti lascio soli. Beh esatto. Ah, ci lasci soli? Come? No! Dove vai? Rischia di rovinare una carica. Oh, oh, e allora? Devo tenerla? Stavo dicendo. Non si tocca la coppa. Non no, si tocca, la tocco io, scusa. Errore mio. Allora. Fermi, perché prima di ascoltare Tatino e poi tutti gli altri protagonisti assieme alla nostra Lasagna, io non posso che ricordarvi che bisogna ringraziare Numero DS, lo sponsor di questa YouTuber League, colui il quale ci permette di portare avanti questo progetto. Lo sapete, è un'app calcistica a 360 gradi, vi permette di restare aggiornati sulla vostra squadra del cuore e soprattutto di fare un focus su ogni giocatore, più di 100 statistiche per ogni giocatore di praticamente ogni campionato. E poi ci sono i contenuti esclusivi, alcuni sulla YouTuber League, altri realizzati da influencer che giocano questa partita o da giornalisti come Stefano Borghi, Pierluigi Pardo e molti altri. E infine non dimenticatevi che fino al 23 di novembre, 23 perché c'è, è FIFA 23, quindi c'è del genio in tutto questo, c'è il contest. Vi basta scaricare l'app da questo codice QR che trovate qui o dal primo link in descrizione per provare ad essere sorteggiati e vincere una copia di FIFA 23. Adesso torniamo da Lasagna. Tatino, che mi dici da sta partita? Ce l'hai anche tu il microfono? Che dico? Le ho motivati bene. Eh sì, come? Che chi vince carica, mangia una pizza. Così è più alta te, però non vale. Savage, ci siamo lasciati nel derby dove hai segnato il gol del 2-2 e il rigore decisivo. Sarai fondamentale anche in questa partita o un po' meno? Io spero solamente che la Lazio riesca a vincere questa partita e voglio il meglio per i miei compagni, non importa, poi se segno è ovviamente un punto in più per me, però l'importante è vincere oggi. Matteo Robert, che oltre che essere la prima volta che lo vediamo giocare a calcio, è anche la prima volta che lo vediamo parlare in un video. Sei emozionato? Un pochino sono emozionato, però per ora sono a mio agio, dai, per ora. Sì, sei bravo a giocare a calcio? Me la cavo, speriamo di non deludere nessuno. Speriamo, infatti. Speriamo. C'è qualcuno che potresti deludere magari a casa? Sì, mamma, ti saluto. Ah, la mamma, se non hai promesso nessun gol a nessun'altra? Non diciamo niente. Iaio, sei l'uomo delle finali perché anche contro l'Inter hai segnato il gol decisivo sì. In finale. Come siamo messi oggi?
Male. È peggio dell'altra volta, però col freschetto può essere, l'altra volta moriamo di caldo, invece adesso col freschetto secondo me il fiato è un po' di più. Luca Campolunghi, oggi con te non parleremo di calcio, che ne abbiamo già parlato tante tante volte. Al finale non parliamo di calcio. No, perché decido, se hai, qua, hai tu il microfono in mano, no, decido. Beh. Perché infatti parleremo di alcune dichiarazioni che hai rilasciato nelle scorse partite. Cioè? Mandiamo le clip. Non c'è lasagna e oggi avevo molta fame di lei. Ho sbagliato a dire avevo, perché continuo a dire ho fame di lasagna, quindi oggi sono venuto qua per te. Però adesso vediamo che diciamo che il posto lato passeggero del pandino adesso è occupato. E queste clip un paio di settimane fa come le giustifichiamo? Ho ancora tre posti dietro. Vabbè, lasciamo stare. Parlando sempre di concorrenze tra giocatori o tra ragazze, Simone Crispo, lui è a 2 gol di vantaggio da te. Quindi oggi che si fa? Si recupera? Speriamo. Una tripletta e vado in vantaggio. Anche perché devo ricordarti che 2 gol li hai dedicati a me, però adesso c'è qualcun altro a cui li devi dedicare. Vediamo, potrei essere imprevedibile in ogni esultanza. Visto che oggi ci troviamo in questa Lazio con 2 Sespo, ci aspettiamo una prestazione fantastica, giusto? Sì, no, poi quando le aspettative sono basse io rendo sempre al massimo. Ma a parte gli scherzi, hai capito in che ruolo giochi? Sì. Quale? Non te lo dico, tecniche di squadra, sai, tattiche, ho parlato col capitano prima... Come si chiama il capitano? Gigi Pucciani. Bravo, bravo, giusto, sei preparato? Me l'ha detto adesso. Mentre parlavo per le tattiche, le tecniche, sì. Gigi, capitano della Lazio, che hai portato questa squadra in finale. Hai paura, temi un po' la Juve? Allora, so che hanno avuto dei cambi, anche di giocatori importanti. Vabbè, ma comunque questo vi avvantaggia? Sì, abbiamo tante assenze e ci dispiace perché ci hanno aiutato ad arrivare fin qua insieme anche a Nicola e a Michele. Dobbiamo fare senza di loro, ma ci auguriamo di riuscire a regalare un successo anche a loro, che questa sera non ci sono e sono a casa. Siamo pronti, più o meno siamo sempre rimasti gli stessi da diversi anni a questa parte, quindi credo che questo sia un bel vantaggio per noi. Ok, quindi vincete. Speriamo. L'obiettivo è quello. Beh, fiducia zero. No. Zero proprio. Qua. Speriamo bene. In campo Lazio e Juve. Un applauso. 9 da una parte, 9 dall'altra. Ovviamente si gioca 8 con un cambio per la Lazio. DC System in porta con Giovanni Stramacci, Nemos, Damiano Alberti, Savage, Lorenzo Roma, Sespo, Iaio e Capitan Gigi. Juve invece che risponde con Fene in porta, poi Kinoshi, Colpo Gobbo, Pippega, maschera juventina, It's Dani, Luca Campolunghi, Matteo Robert e Capitan Luca Toselli. C'è una coppa d'argento, per così dire, perché è una coppa umile, una coppa intermedia, non è quella definitiva, ma è una coppa importante che motiva il percorso che hanno fatto entrambe nel girone d'andata. La Lazio ha vinto 2 partite ai rigori, Juve che ha rimontato contro l'Inter soffrendo ma con carattere, ha convinto e come contro il Milan vincendo per 10-7. Chi vince questa finale di diritto a un posto in quella di maggio, l'ultima in assoluto, non la finale di ritorno, quella dopo ancora. Ovviamente giocherà contro chi vincerà la finale di ritorno. Si comincia! Cerca subito il primo lancio dalle parti di Iaio, che prova a volare in cielo con il piattone. Pallone largo e primo squillo biancoceleste. Esperienza per quanto riguarda il terreno di gioco e poi anche esperienza in queste partite. Lazio che ha giocato la finale lo scorso anno contro l'Inter, super derby degli youtuber, vinto 6-5 grazie soprattutto al gol di Iaio nel finale e alla rimonta. Juve che invece si trova al primo grande appuntamento, dentro da Iaio che controlla bene a seguire, poi cerca il cross, deviazione di Robert, palla in calcio d'angolo, spinge la Lazio che ha iniziato molto meglio questa partita. Iaio per il colpo di testa di Sespo. Campolunghi per il momento lontano dalla porta, primi tocchi sul pallone per il 9 bianconero. 6 gol per lui contro il Milan, a 2 gol da Simone Crispo, in testa alla classifica marcatori. Maschera juventina, cerca il destro, vince un contrasto, poi calcia! Pallone alto con DC System che controlla, primo squillo della Juve che prova ad iscriversi alla partita.
Altra palla verticale su Sespo che controlla, poi cerca di prendere il fondo e metterla. Ha bucato Savage, ha bucato Lorenzo Roma. Pipega si accontenta della rimessa laterale che è bianconera. Altro grande brivido però. Che inizio della Lazio. Oh, tra l'altro si è fatto male pure Capitan Toselli, primo infortunio. Sì, vediamo se si riprende. Infatti è entrato Ginocchi nella Juve mentre parte Campolunghi. Tocca per Pipega, grande palla, Pipega, la sterzata sul destro. Pipega! Pipega! Porta avanti la Juve! Al primo tiro. Alla prima imbucata vera della partita, l'autore della rovesciata contro il Milan segna il quarto gol in questa YouTuber League. Un commento a caldo perché si è fatto male Toselli, mentre Sespo attacca, tocco dentro per Iaio che la difende. C'è Savage anticipato da Robert che vuole ripartire. Vince il duello, possesso Juve, al volo Luca Toselli, un flash. Come stai? Non bene, il riscaldamento si è rotto, ma la corsa non è finita. Ti fermi precauzionalmente e poi vedi se rientrare o non rientri. No, mi sono fermato. Stava ancora la coppa. Lorenzo Roma. Passa su Pipega, tutto buono, Lorenzo Roma limite, Savage, sistema, sposta, sinistro, Fene! Primo grande intervento di Fene, calcio d'angolo. Fatto male Nemos, come Toselli, temperature che non aiutano, Savage al cross, secondo palo, stramacci, deviazione, verso Sespo, che la mette giù, si gira, Sespo, Fene di piede, Fene di piede! Iaio sponda, Lorenzo Roma prepara il destro, calcia Roma, pallone largo con Fene che si distende, ha toccato Fene, angolo per la Lazio, è praticamente un assedio biancoceleste, ma il gol è della Juve, primo palo Lorenzo Roma, Lorenzo Roma riporta la Lazio sul livello del mare, solo gol pesantissimi. E poi dedicato a Gabriele Sandri. Lazio che ha pareggiato, è un gol meritato per le tante occasioni, 1-1. Campolunghi dentro per Pipega, è tornato Lorenzo Roma che vuole difendere il gol segnato. Pipega verticale, Campolunghi, cosa ha provato Campolunghi, pallone però alto. Campolunghi sulla linea del fallo laterale, fallo, fallo ai danni di Campolunghi. Occhio a Pipega che da qui può andare anche in porta. Fischia l'arbitro, parte Pipega e segna la doppietta di Pipega, a 2-1 per la Juve che torna in vantaggio. Prepara la conclusione, ma la finta perché non c'è spazio. La prova forse Lorenzo Roma con deviazione e poi Fene ha fatto una parata impossibile perché c'era stata deviazione, è riuscito a metterci la mano. Questa è clamorosa, questa è clamorosa. Lorenzo Roma la riporta sul destro per calciare con deviazione. E poi mette fuori Pipega, raccoglie Alberti, ritmi elevati, Pipega nuovamente, ha toccato Lorenzo Roma, quindi stramacci di ritorno, Lorenzo Roma, deviazione! E poi Sespo, che non riesce a fare 2-2 perché Fene l'ha tenuta lì. Pipega, dentro Campolunghi, GG alto, Campolunghi, DC System! DC System, tiene il 2-1, che poi apre. Facendo salire a destra maschera juventina, prepara la conclusione, arriva il cross, messo fuori, Pipega sul mancino, Pipega! DC System! DC System! Se abbiamo un gran portiere da una parte, abbiamo un gran portiere anche dall'altra e non lo scopriamo oggi. Finisce qui il primo tempo, 2-1 per la Juve che vince ma soprattutto difende più che attaccare, è vero, ha sfiorato anche il terzo gol ma le occasioni le ha avute soprattutto la Lazio che non è riuscita a trovare il vantaggio prima, il pareggio poi, e quindi ci fermiamo per l'intervallo, non possiamo che ascoltare un po' le parole dei protagonisti. Ma che hai fatto al labbro? Al labbro c'ho l'herpes. Ah, ok, non c'entra. Non è stato un colpo. Ah, ok, ok.
Quindi... No, speriamo, secondo me stiamo giocando meglio, però dobbiamo essere un po' più cinici perché siamo mangiati dei gol allucinanti. C'è stati pure un po' male tra deviazioni cose, quindi è una partita tirata, speriamo bene, dai. Cosa ne pensi delle new entry? Delle new entry, beh, c'è stato Damiano che comunque sia, sa giocare la palla, per me tutti bene, solo che c'è stato un po' male, si è pure infortunato Nemos purtroppo, quindi dobbiamo stringere pure un po' i denti. C'ho un piede rotto. Cosa? C'ho un piede rotto. C'hai il piede rotto? Ma in che senso? C'ho un piede rotto. Nel senso che è proprio rotto? Sì, che è proprio rotto, infatti sto facendo una gran fatica, però vabbè, la... voglio sta vittoria, forse gli altri non l'hanno capito, io voglio portarla a casa. Sto col turbante io, certo. Vuoi aggiudicarti il posto per la super finale, la finalissima? Sì, 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 perché penso che ce la meritiamo. Perché questa squadra ha sempre dovuto prendere i nomi e la barzelletta dei tornei. Ci stiamo prendendo una gran rivincita e quindi io voglio che questi ragazzi si prendano quello che si meritano. Ovviamente non ci sono cambi perché sono ancora out per infortunio Toselli e Nemos, che stanno provando a riprendersi, ma non sarà semplice. Si ricomincia con il secondo tempo della finale d'andata della YouTuber League. Matteo Robert messo in movimento al limite, DC System! Parata difficilissima perché ha calciato di punta per anticipare il portiere, che contiene e riparte. Campolunghi prova la torre, la sponda, raccoglie però Savage che ha toccato su Iaio. 1-2 che diventa 1-2-3 perché c'è Sespo a destra. Tocco dentro, Savage, stop e tiro! Fene raccoglie Sespo, fino in fondo Sespo, Fene! Fene! Stramacci, nuovamente su Lorenzo Roma che riapre. Savage 1 contro 1, va sul destro, diventa buono per Sespo, colpo gobbo! Mura il destro di Sespo e poi Pippega quanto può in verticale per Campolunghi, non esce DC System, Campolunghi! Campolunghi! 3-1 per la Juve! Luca Campolunghi! 7 gol in 2 partite e poi viene qui ad esultare come Haaland, come Erling Haaland. Campolunghi, Toselli che entra in campo, 3-1 Juve, spallata al match! Campolunghi, Pega chiuso senza fallo, Lorenzo Roma di punta, Fene dopo l'altra deviazione, non è umano, Sespo e gol della Lazio, 3-2, autogol della maschera juventina che per salvare se l'è messa in porta da solo, 2-3, c'è e come se c'è la partita, non è finita, non finisce mai. Lidani che scava per Campolunghi che arpiona, poi Lorenzo Roma prova a chiudere, arriva la maschera, sbuca Savage in mezzo a due e va contropiede su Iaio, sta tornando Kinoshi, Iaio col palleggio e l'apertura, Sespo col controllo, Kinoshi, rimessa per la Lazio, recuperata ancora dalla Lazio che non vuole mollare un centimetro perché l'ha riaperta e vuole rimontarla, Pippega su Lorenzo Roma, pallone che scotta, pallone pesante, ripartenza Juve con il 10 sul sinistro, può calciare, traversa, altra deviazione, altro calcio d'angolo, Sespo viene dentro il campo, poi verticale su Savage, controllo per prepararsi il destro, lo spazio non c'è e quindi fuori per Alberti che la perde, si gioca, è ripartita veloce la Juve col pallone su Campolunghi che punta Gigi, Campolunghi, 4-2, si toglie la maglia, viene qui a dedicare il gol a una persona precisa, ad Alice Muzza e poi c'è anche il bacio, 4-2 per la Juve. Eccolo qui il momento! È ripartito Campolunghi e nel frattempo ha segnato il suo 8° gol, ha preso Crispo con questo gol dedicato. Altra palla verticale, Campolunghi protegge su Gigi, Matteo Robert è aperto su Dani. Il dribbling chiude Alberti, riparte la Lazio, Savage destro sinistro, ha mandato al bar la maschera, poi dentro per Sespo, chiude Kinoshi e c'è fallo. Ghiaccio per te, ghiaccio per te.
Ghiaccio per Damiano Alberti che rimane giù. Problemi al ginocchio che ci dicono essere già operato, ma in questo momento quindi Lazio con l'uomo in meno. No, è rientrato Nemos, che non sta bene, ma è rientrato Nemos. Pippega a toccare, Campolunghi a ricevere, molto dentro il campo rispetto al solito. Poi Pippega. Che succede? Cosa fa Pippega? Piede rotto. Pippega non ce la fa. Juve avanti 4-2 con Pippega che non ce la fa. Per tre quarti della partita pensavamo che i problemi fossero per Nemos e Toselli, ma in 5 minuti neanche abbiamo perso seriamente Pippega e Damiano Alberti. Entrambi faticano a appoggiare il piede. Nel caso di Damiano un problema è il ginocchio, deve essere portato praticamente in braccio Damiano. E Pippega quasi in lacrime fuori dal campo. Allora, intanto per evitare che ci si faccia male ancora di più, perché poi ci si fredda, riprendiamo la partita. Io vi chiedo un simbolico e rispettoso applauso per Pippega e Damiano Alberti. 7 minuti da adesso. Sespo lascia a Savage, ancora su Sespo, che vuole andare, cross deviato, Fene la perde! 3-4! 3-4! Sespo forse o ancora la maschera con deviazione. Fatto sta che il pallone entra in porta, che la Lazio segna ancora e rientra in partita. Tiene a distanza colpo gobbo che commette fallo. Punizione. Fate Gigi. Lascia subito a Nemos, lo stesso Nemos non al 100%, è rientrato per dare una mano. Palla dentro intanto. Sespo da terra! O Savage! Perché esulta Savage! 4-4! 4-4! La Lazio ama una cosa, sono le rimonte, quelle che sembrano impossibili. 4-4! In campo dopo l'infortunio di Pippega con Toselli che è rientrato. La Lazio invece è spinta dall'emotività del momento, la ripresa. Lorenzo Roma, Sespo dentro, Lorenzo Roma murato, chiede il fallo di mano, tutta la Lazio a protestare. Solo calcio d'angolo. Poi Stramacci che fa un favore a Campolunghi, vuole rialzare il baricentro della Juve, salta Stramacci, punta Gigi, Campolunghi sul destro, alto. Lorenzo Roma per Iaio, poi Sespo, palo, ancora Sespo fuori e poi se la prende con i cartelloni. Che occasione per la Lazio! Che destro, che volé di Sespo, che stava per farlo bellissimo. E si andrà ai calci di rigore. Un'abitudine! C'è anche una costanza oltre a quella dei rigori per la quarta volta in 7 partite totali di questa parte d'andata della Youtuber League, e la costante è che la Lazio ogni volta che è arrivata a giocarsi i rigori c'è arrivata rimontando, e poi anche psicologicamente questo ha aiutato i biancocelesti a vincere. È successo contro il Napoli, è successo contro la Roma, vediamo che succede oggi, vediamo chi alza questa al termine di questa lotteria. È passato, pensavo a vincere adesso. Ci tiriamo per primi. Perché Ipa se la siamo cagata noi e mo se la ripiamo. Come? Tiriamo per primi. Il portiere loro è bravo, Filippo. Il portiere loro è bravo, punto. Vado io? Vado di nuovo io. No, se la sente. No, io sto. Lo tiri. Uno di là. Luca lo tiri. Di là. Posso dire.
Bene, prova a intimorire Gigi. È tutto pronto per l'inizio della lotteria. Parte la Lazio col suo capitano. Fene tocca, ma il pallone entra in porta. Si arrabbia l'estremo difensore bianconero che contro l'Inter ha parato qualsiasi cosa dal dischetto. La maschera juventina. Parte la maschera, rete! La Juve risponde benissimo. Voglio fare una precisazione sulla palla che, come per Roma-Lazio, considerando che c'è una cunetta lì sul dischetto, può essere messa qualche centimetro più avanti, mentre io vedo Sespo che scuote ancora la testa ripensando a quel palo, quel destro al volo clamoroso. Iaio! Bene, tocca anche questo, due rigori fotocopia, pallone sempre in porta, segna anche Iaio, 2-1 per la Lazio. Matteo Robert contro gol, è gol ed esulta in telecamera. C'è stata la paura, ha baciato la parte bassa della traversa, ha fatto un rumore che non sembrava rete, ma rete è assolutamente. E adesso tocca a Sespo con Fene che lo va a disturbare. E la maschera va a dire qualcosa al portiere bianconero. Fene! Dice di no a Sespo, che contro il Napoli ha fatto il cucchiaio, contro la Roma ha incrociato, stavolta apre, mezza altezza, Fene dice grazie, para. Tocca a Izzani. Gol al centro della porta, Juve avanti e adesso molto avanti, perché è la seconda a calciare. Tre rigori segnati. Si parte con la penultima manche, Lorenzo Roma si dà il 5, si dà la mano più che altro con Fene. Al centro della porta, anche questo rigore. Colpo gobbo per tenere avanti la Juve prima dell'ultima manche. Rete di colpo gobbo che incrocia, rigore pesantissimo per Savage che contro la Roma ha segnato quello decisivo portando qui la Lazio. E oggi se sbaglia condanna i suoi, tutti da Fene, anche Pippega che non sta in piedi, anche Toselli che si è fatto male all'inizio, con la Juve che sogna, con la Lazio che vuole rimanere in partita. Savage, Fene tocca, il pallone entra, fermi e calmi, tocca a Luca Campolungo per il rigore decisivo per la finale d'andata della Youtuber League. Luca Campolungo contro DC System. DC System! Il colpo di scena! Il colpo di scena! La Lazio è ancora viva! E tocca proprio a DC System! Gol di DC System! La Lazio torna in parità con il conto e adesso si ricapovolge la situazione, perché Kinoshi non può sbagliare. Gol di Kinoshi che incrocia, calcia bene, si continua, Giovanni Stramacci. Bene! E allora la Juve ci può riprovare! E ci riprova con il capitano! Luca Toselli! Ha girato il pallone il capitano! E il pallone non entra! Perché DC System ha toccato subito e la palla è uscita! Pallone che non è entrato!
si continua a giocare e torna sul dischetto Gigi, ricalcia Puccianti e segna. Non sbaglia mai il capitano, ma Pippega senza un piede. E segna! Permettetemi di dirlo, quest'uomo ha due palle enormi! La Juve è viva, si continua! Iaio, anche lui torna sul dischetto. E segna ancora! Segna ancora Iaio! Va bene? Altro duello tra pochino. Gol di Fede! Gol di Fede! Che spiazza DC System! Fede che aveva sbagliato non uno ma due rigori contro l'Inter perché c'era stata la ripetizione e adesso lo segna, sconfigge il tabù, Lorenzo Roma. E gol anche qui ragazzi, quando volete, perché insomma la maschera juventina. Gol della maschera! Esultanza liberatoria! E torna sul dischetto Savage! Segna Savage! E allora torna sul dischetto Matteo Robert. Respira! Gol ancora! Gol ancora! Gol ancora! Ci sarà un momento in cui finirà questa partita, ma quel momento non è ancora arrivato. DC System torna sul dischetto. E si allunga bene ma non basta. Segna DC System. Colpo gobbo contro DC System. Tocca DC System, ma il pallone entra, la Lazio stava esultando e l'urlo gli si è strozzato in gola. Giovanni Stramacci. Bene! Bene! Attenzione! Attenzione, perché sta tornando sul dischetto il 9. Sta tornando sul dischetto Luca Campolunghi, che vuole riprendersi ciò che gli è stato tolto prima. Campolunghi contro DC System. Gol cucchiaio! Gol cucchiaio! La Juventus vince la finale d'andata della YouTuber League con la classe, con la qualità, con gli attributi, con il genio Luca Campolunghi. La Lazio che non ha mai mollato fino al fischio finale, fino all'ultimo rigore sbagliato, e vi dico per esperienza che so cosa significa perdere ai rigori, quindi so quanto fa male. Insomma, oggi sono entrati tutti in campo rispetto al solito che li presentiamo, quindi facciamo come se fosse questa la presentazione, partendo dal mister, da Tatino. Un grande applauso. Poi in porta
un mostro, ha preso di tutto, non soltanto stasera. Fene! La rocciosità, la compattezza difensiva, colpo gobbo! Con due ottimi gregari, la maschera juventina e Kinoshi! In mezzo al campo oggi è corso tantissimo, it's Dani alla prima con la Juve! Ha corso tanto e ha segnato dei rigori pesanti Matteo Robert! Ha lasciato in campo un piede dopo averne fatti due nel primo tempo. Il Pipega, che ha anche tirato il rigore senza un piede. Lui ne ha fatti due. Ha segnato il rigore decisivo, è stato l'eroe. È Luca Campolunghi. E però ogni squadra ha un capitano che oggi ci ha ricordato che dal dischetto, insomma, non è freddissimo, ma ovviamente è lui che si porta sulle spalle questa squadra, Luca Toselli. E allora chiedo a Lasagna di consegnarla proprio a Luca Toselli la coppa. Con il Pipega la Juventus vince la finale d'andata della Youtuber League. La Juve è una squadra che è un po' risorta, no, dalle ceneri, perché la prima Juve che in molti si ricordano era quella della prima Summer Cup del 2021, e di quella Juve sono rimasti in due. Uno fa il mister, è Tatino, l'altro è proprio questo signore qua, che non c'era contro l'Inter e ha pensato hanno vinto perché non c'ero io. Poi però c'era contro il Milan e hanno vinto pure con lui in campo, quindi alzala tu, Kinoshi, perché è anche tua questa coppa, alzala al cielo!